Repressione senza sosta nel nord della Siria. Secondo esponenti dell'opposizione, almeno 4 persone sono morte nella provincia di Idlib, vicino al confine con la Turchia. Qui si è svolta un'operazione delle forze di sicurezza, giunte con centinaia di soldati e decine di tank. Nel mirino i manifestanti che da mesi puntano alla caduta del regime. Noi manifestiamo per rivendicare i nostri diritti, la giustizia e la libertà. Ci accusano di essere salafisti, di far parte di Al-Qaeda, di essere terroristi e di voler creare una repubblica islamica. Ma è un'enorme bugia. A Bani Has e in tutta la Siria, musulmani e cristiani sono come fratelli. La mobilitazione è proseguita in molte altre città siriane. Secondo dati diffusi dalle Nazioni Unite, sarebbero più di 2.600 le vittime di scontri a sfondo politico dall'inizio della protesta nel mese di marzo. Le opposizioni denunciano poi costanti atti di intimidazione da parte delle autorità. Queste immagini mostrano la casa di un militante saccheggiata dagli agenti della polizia siriana.